Ragazzi, ho l'invasione. Non per questo il pacchetto si chiama Invasion. Benvenuti in un nuovo episodio e quello che vi richiedo è di mettere subito like, perché sennò vi spezzo le cavigliole, ve le spezzo tutte quante, tutte e tre. Se ne avete tre. Ragazzi, sono in live in questo momento. Voi non lo sapete, ma sono in live su Twitch, mi raccomando, o su YouTube se lo guardi di pomeriggio tardi. Mi raccomando, link in descrizione di entrambi i canali live. Vienimi a trovare e scrivimi nei commenti #Elo. Così, #Elo, così, giusto per sapere che arrivi dal video. Ragazzi, nuovo episodio dell'Invasion, ho un sacco di cose da fare. E siamo sotto attacco, sotto invasione. Guarda un po' quanti ce n'è. Allora, mi sono portato avanti, ho fatto già 10 canne da zucchero. Me ne mancano ancora poche per la quest. E oggi faremo altre quest. Quanto ne servono? 16. Ok, vorrei fare una quest molto importante, questa qua, Don't Strain Yourself. Dobbiamo fare questi tre survivalist e lo Strainer Base, che è una cosa abbastanza figa, vi faccio vedere dopo. Se mi chiedete perché ho messo questi cubi, è perché non so se è un bug, ragazzi, ma mi si rompono le cose con un colpo. Guardate, guardate. Oh! No, vabbè, allora era un bug, mi ha capito. Con la spada l'avevo rotto in un colpo. Era un bug, fantastico. Appena entrato nel mondo rompevo le cose con un blocco. Cioè, come se fossi in creative. Stranissimo, infatti ho dovuto mettere dei blocchi, perché qua stavo picchiando uno con i salti e ho spaccato tutto. Vabbè, detto questo, ragazzuoli, adesso andiamo avanti con le cose serie. Ho fatto un po' di legna. Chi cacchio? Ma che cacchio fa? Ma che... Ma raga, ma che cacchio... No! Ma che... Sembra stia facendo altro, sinceramente. Però, chi urla? Devo prendere del filo e scappare. Del filo e scappare, ce l'ho qua. Del filo, non del cacao. E scappare subito. Scappare subito. Allora, tanto ho messo il punto. Voilà, casetta. Eccomi qua, sano e salvo. No, la crafting table l'ho lasciata di là. Perché non ho crafting table, è quello il problema. Sapete che faccio, ragazzi? Libero l'inventario. Guarda un po' che faccio. Libero l'inventario. E andiamo alla scoperta di nuove crafting table. Ci portiamo l'ascia, che io sia. E andiamo. Devo farmi un qualcosa per poter uscire. Tipo così. E scappare. 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 Andiamo alla ricerca di crafting table. Qua lo attiviamo intanto. Tanto se scendono. Poi ci servirà. Anzi, ho scoperto anche una cosa nuova con quel coso lì. Dove vi faccio vedere, ragazzi, cosa fare con quelle chest. Bla bla bla. A noi servono materiali per andare avanti, appunto, con le quest. Fare macchinari, impianti, bla bla bla. I materiali non sono scavabili nel mondo. Sono semplicemente percepibili dai drop. O in un altro modo, che è quello che voglio fare. Che è quello che voglio fare oggi. Tipo scappare a casa. Guardate un po', i drop attirano gente, mi sa. Dai, però. Poi ho visto, ragazzi, un sacco di video di altri youtuber, ma non hanno queste invasioni. E molti, ho chiesto in giro e molti mi hanno detto: Luke, perché hanno abbassato il ratio dei mob? E ho capito, facile così. Vorrei farlo anch'io. Mi serve tanto ferro per fare la terza fila di questi aggeggi e poi chiudere col tetto. Molti mi hanno detto: Luke, non c'è bisogno di chiudere il tetto, basta farlo alto 3, perché anche i drone non volano più alto di 3. Lì c'è la crafting table, fantastico. Bene, ragazzi, il problema è che mi hanno detto altri che lì i zombie piano piano impareranno a scavare, a saltare, a fare un sacco di cose. Me li troverò anche in caverna, me li troverò. Quello è il problema. È quello il problema. Quindi devo fare il tetto. Ho deciso di fare il tetto in vetro, perché il vetro non dovrebbe cadere. E in più sul vetro la gente non dovrebbe spawnare. Sono troppo intelligente. Visto che arriva la notte, andiamo a dormire. Sempre se ci fanno dormire. E vai, si può dormire. Ragazzi, come state? Questa è una domanda importante per noi e per voi. Come state? Scrivetemi nei commenti, ognuno di voi, come state? Oh, perché voglio proprio saperlo, io ci tengo a voi, lo sapete. Ecco, una cosa importante. Non muoiono di giorno. Io come cacchio esco adesso? A meno che io faccio la bastardata, mi metto... Questo mi becca lo stesso. Questo ha lo scudo. Io non posso picchiarli, vedi? A meno che mi metto qua sopra. Wow. Questo stava entrando, C'ha il potere del teletrasporto. E mi ha ammazzato. Capo del monte dell'oltre oceano anglosassone. E io questo come cacchio lo picchiolo? Ci tiro un libro, ci tiro un libro di grammatica. L'unica cosa è, sono immortale per il momento, per un tot di secondi. Rompere qua, recuperare qualcosa. Ecco qua la spada. Si è coperto la mia armatura. Ma dammi la mia roba, dammi sti ladri. Sono dei ladri, Sono dei ladri assurdi, sono. E cacchio si ride queste. Cosa ridi? Dammi la roba. Ok, allora devo andare a recuperare subito, velocemente, queste ceste e questa ambardam qui. Forza. Voilà. Ah, ma c'è la roba dentro. Ma c'è la roba dentro. Ma anglosassone. Ma c'è la roba dentro, voilà.
Altre crafting table, man. Altre crafting table. Una non basta. Sapete che si consumano. Sapete che se le piazziamo per terra, poi le riapriamo, non vanno. Si rompono. Lì c'è una casa col mulino. C'è una città. Ullala. Ullala. Che è quella roba lì? Un orso. Ho le spade ferite. Ho le spade ferite, bellissimo. Lì c'è una chest. Dai, 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 muoviti, muoviti. Ullala. Ma che vedo là. Ullala. Attenzione ai piragna. Attenzione piragna. Agna. Ok. Forza. No, devo usare l'altra che è più potente. Ok, sono pienine. Oh, crafting table è quella, la cosa più importante che mi serve. Guarda quanta roba. Guarda quanta roba. Buttiamo questo e buttiamo questo. Raccogliamo questi che forse sono un pochino più importanti. Cosa ne dite? Lì c'è a fuoco. Se io libero questa zona, posso recuperare gli oggetti dalle chest con calma. Vabbè, guarda quanta vita gli è venuta qui. Cioè, raga, siamo al giorno 22 e questi sono immortali quasi. Pensate al giorno 122 ad arrivarci, no? Uè, da dietro. Lo sapevo. Uè, picchiatevi voi, picchiatevi voi. Dai però, dai però, le genti vestiti in nero, lì che via, vabbè, quello è quasi morto, via cosa. Ma che c'ho paura, ma che c'ho paura. Facciamo vedere di avere paura. No, è sbagliatissima. È sbagliatissima sta cosa. Vedi che crepano, vedi che crepano. Anche se io sono pieno. Eccoli qua, eccoli qua. Ora raga, vado a casa, mi sbilancio, stavo dicendo. Vado a come faccio a riconoscere che ero qui? Vabbè, dovrò ricordarmelo. Vado a casa, mi svuoto e torno lì. Ah, ma sono qua vicino. Ma posso attivare anche questo? Ma dai, ma porca ontas. Non so cosa abbia detto. Qui ho scoperto che posso salire. Loro no, perché si fanno male. Io sì. Ah, beh, abbiamo 6 chest. Le chest, io le metterei qua, le chest. Tipo, 1, 2. Ok, 1, 2, 1, 2. No, beh, l'hai messo sbagliata. Brown Rune, Actually Addition Manual. Che roba è? Non so che roba sia. Ah, ok, per l'Ambradam, ok. Mettiamo via, abbiamo l'Ender Pearl, lo mettiamo qua. Le schifezze le mettiamo qua. Abbiamo ben 2 crafting table, le metteressi. Guardate ragazzi un po', le mettessi una qua. Ma hanno rubato la crafting table. Dai, che bug assurdo è! Ma hanno rubato la crafting table. Ah, eccola, era un bug, ok. Spalle di ferro e spalle di ferro. Non posso unirle, fantastico. Perché una delle tre è ultra rara. Ah, basic. Un Knommon e ultra rara, ok, ok. Ora posso andare a recuperare gli oggetti. Forza, facciamo questa fuita. Uno è qua. Uno è qua. Eccola, sento il drone. Devo picchiarlo prima che rompa le scatole. Ok, eccolo qua. Picchiamo lui. Un altro drone. Allora, la cosa migliore, ragazzi, è romperle. Perché ci servono, ci servono. Vi faccio vedere dopo il perché è questo fotte. No, mi si è bloccato il gioco. Che mi ha fottuto? Bisogna stare attenti a rompere di fianco alle genti. Perché rubano loro. Vedi quanto roba ho rubato, guarda qua. Guarda il copper. Me lo devi che dà. Perché che c'ho in mano? Una lancia lunghissima. Saltellando, facciamo gli extra. Una lancia lunghissima, non me l'ha droppata? No. Eccola, questo brucia. Guarda qua, guarda che mega. Guarda che mega. Guarda che mega. Allora, rompiamo qui. Rubiamo tutto. E mi andiamo a picchiarli, mi ha rubato il ferro. Ho un briciolo di vita, forse ci conviene andare a casa. C'è pure Superman. Quello con l'accendino è pericolosissimo. Allora, tu crepa. Quello con l'accendino è pericoloso. Dammi le slime. Ha preso coraggio questo. Dammi le slime. Qua, bravo. Ora, crepa. Crepa, perché devi crepare. Wow, ce ne possiamo andare. Ce ne possiamo andare. Abbiamo recuperato l'occorrente che ci occorre. L'occorrente che ci occorre. E qualcuno ci rincorre. Qua abbiamo altra roba però, aspetta un po'. Allora, rompiamo, perché mi servono queste qua, ragazzi, le chest. Hanno un'utilità. Importante, direi, importante. Vi faccio vedere tra pochissimo. Sono morto come un pirlo. Sono morto come un pirlo, qua fuori sono morto, raga. Mi ha picchiato quello lì. Dai, che bauscia. Ridammi tutto. Ridammi tutto. Non mi ha visto. Sto piazzando torce, va bene. Non mi ha visto. Sì, mi ha visto. Mi ha visto. Ok. Dovremmo essere perfetti. Abbiamo trovato un po' di oggettistica. Guarda qua. Bello. Un bel po' di materiali. Ottimo, ottimo. Abbiamo del ferro, delle slime. Potrebbero essere molto utili. Qua abbiamo cibo e drop dei mob. E qua le cagate. Oddio, le cagate. Le cose che non mi servono adesso. Mi servono altre 2 ceste per mettere i blocchi. Uè! Mi ha preso una freccia, da dove? Chi spara frecce? Ah, eccolo. Dall'alto spara in basso, eccolo lì. Avvicinati, Robin Hood dei poveri. Vieni qua, vieni. Dai, spara adesso le frecce. Beh, ha preso fuoco l'albero.
Va che siete ridicoli, eh. Oh, un'altra candela a zucchero. Ottimo. Tutta la mia roba. Eccola, guarda. Il trapezista c'è qua. Come si chiama? Il trapezista. Dai, muori, non ci rompere le papere. Per non dire le parolacce. Allora, guardate, ragazzi. Prendendo gli iron drop e mettendoli qua. Allora, io ho scoperto che se lo piazzo, no? La utilizzo come chest, dopo un po' scompare. L'ho provato l'altra volta, ho trovato tutta la roba per terra. Scompare, esplode, non lo so. Se invece le mettiamo qua dentro, questo l'ho letto grazie a voi nei commenti. Guardate un po' che fa. Ci dà, ragazzi, poi dipende anche dall'ascia, indietro dei pezzi di iron che poi possono diventare blocchi di ferro, cioè lingotti di ferro. Per cui invece di lasciarle in giro è meglio prenderle e farci del ferro. Eh? Perché no? Poi dipende dall'ascia utilizzata. Tipo questa non droppa nulla. A noi il ferro serve. A proposito di ferro, oggi andiamo a fare, come detto prima, questa roba. Il survivalist. I survivalist. Survivalist. Che sono cose fighe. Allora, c'è questo qua. 120 usi, valuta 8. Che è... bam bam bam. For... ah, ci dà la terra, la ghiaia, il bastone, la strada... bossa, pedana. Ok, un po' di robetta strana. Comunque, bisogna craftarlo. Con 4 bastoncini. Fantastico. Ah, dovremmo avere il tutto. Pampete, fatto. Poi ci serve questo qua, valuta 10, che ci dà la palla di gelatina, ampolla, bottiglie, coal, ossidiana, un po' di tutto. Vedete che comunque a queste è molto più fine, no? Questo è il setaccio, diciamo. Con la roba larga rimane a noi tanta roba inutile. Più è stretto, più roba utile rimane. E forse è al contrario. Vabbè, quella roba lì me l'hanno rotto. Me l'hanno rotto. No, me l'hanno rotto. Aspetta un po'. Aspetta un po'. Me l'hanno rotto, eh. Eh no. Eh no. Possono anche rompere. E hanno rotto l'ico come resmo, eh. Comunque ci manca l'ultimo, che è quello più easy. Valuta 6, ci dà bastone, terra, barabam. Lo facciamo. Fantastico, fatti ragazzi. Ci manca l'ultimo aggeggiolo della quest, che è lo strainer, che non vuol dire straniero, presumo. Allora, ah, ma le barre si possono fare con qualsiasi cosa. Ah, ma sta cosa non la sapevo, zio. Mi servono delle ceste. Abbiamo della legna. Abbiamo della legna perché l'ho fatta prima. Andiamo a fare un po' di roba. Allora, con quella in copper ce ne dà 2. È un po' una cagata. Ce ne dà 2 alla volta, yes. Dovrei usarne una proprio potente per fare più roba possibile. Anzi, e non è sicuro. A volte manco la dà. Certo che se io lavoro e loro fottono, non è bella sta cosa, eh. Ridammi la legna. Ho trovato il pezzo che mi mancava, ragazzi. Quello che si era rotto. No, bauscia, bauscia, bauscia. Tu, il piripicchio no, il piripicchio no. Beh, un colpo e muori. Un colpo e muori. Ah, beccarlo però. Boom, madonna. Oh, è un ragno, madonna. E se lo castrocostrico lì? Quella cosa lì per i ragni? Ragnifrobico? E mi spaventavo in questo momento. Se fossi stato ragnifrobico? Che cavolo. Camera spider, che è un pacchetto di sigarette, eh. Camera spider. Dice ragnifrobico? Vabbè, qualcosa lì. Ragazzi, lo abbiamo. No, che abbiamo? Non ho fatto niente ancora. Questi ce li ho. Mi servono 2 di questi. Che li abbiamo. Uno e uno, 2. Voilà. Faccione. Che mi serve? Perché non va? 1, 2. Ah, se non faccio la pirla, non ho fatto le chest. Ecco qua. Ce l'abbiamo. Allora, da quel che ho visto, ragazzi, questo qua dentro ci va l'acqua. Ok? Ci va l'acqua dentro. Ma se lo si mette in acqua direttamente, funziona alla grande. Per cui noi lo andremo a mettere in acqua. Bravi! Lo mettiamo qua, per esempio. Ci mettiamo sopra la rete che vogliamo. Tipo, questa qua fa... abbiamo detto, bastone, assi da caccia... io vorrei farne 3 di questi qua, perché mi servono 3... cioè, è meglio averne tanti. Mettiamo questo qua, che ci fa i materiali. Silver, vedete? Ci fa i materiali. Lo si mette, bambete. E ora, di tanto in tanto, non so in quanto, ci droppa dei materiali. Questa cosa è fantastica. È l'unico dei pochi modi per recuperare oggetti e materiali nel mondo. Tutto fatto in casa, magari senza uscire. Ci vuole un po' di tempo. Magari è meglio farne di più. No, si sta rompendo il ceppo. Ha un'usura anche lui. Figata. Guardate un po'. Cambiata la texture. Dai, figata. E mi rubano la legna. Qua c'è una mucchiata allucinogena. Vediamo se posso dormire. Dovrebbe essere abbastanza lontano. Fantastico. Comunque prima sono stato ucciso da Aerobrine. Oh mio Dio. E poi la gente dice che non esiste. Abbastanza roba per farne un altro, signori. Lo andiamo a mettere qua di fianco. Lo andiamo a mettere qua di fianco. Mi serve un blocchetto da mettere sotto. Là. Lo posso mettere di fianco così. Yes.
Non ci ha droppato ancora nulla. Byte slot. Noi bisogna mettere qualcosa qua dentro? Ora io sta cosa non la so. Ma sta funzionando. Come faccio a sapere che sta funzionando? Chi me lo può dire? Ma io magari l'acqua va messa dentro? Magari va messo più giù, raga. Scusatemi, eh. Cioè, se lo provassi a mettere ancora più giù, magari funziona così. Ora lo proviamo, eh. Ora lo proviamo. Se qua non ci droppa nulla e qua sì, vuol dire che è giusto così. Allora, abbiamo abbastanza legna che posso fotterla qui, l'ho vista. Beh, riuscita, t'ho visto. Per fare un'altra chest, metterla qui e metterci poi quello che ne esce. Per il momento, logicamente. Raga, questo è il nostro habitat. Non possiamo farci nulla, poi lo ingrandiremo. Comunque qua c'è un orso. C'è un orso. Quanta roba. Ma quanta roba c'è qua? Ehi, no, devo uscire a recuperarla. Ho visto una cosa gialla. Ehi, sì. Quanto pe, quanto è grosso. Carmo, devi stare molto carmo con me. Mi, che dolore. Questo salta. Questo c'ha la faccia di uno che salta. Questo c'ha la faccia di uno che salta in alto. Madonna mia, madonna mia. Non sfidate gli orsi. Ho paura che questi survival lì stanno anche in usura. Ah beh, 120 usi. Oh, oh, oh man. E qua no, e qua no, e qua no. Per cui abbiamo trovato il resoconto resocante, che la roba va messa più in basso. Fantastico, fantastico. Nessun error. Sbagliando si impara. Pampete, ora inizierà a droppare anche qui. Chi ci ha dato? Bastoncini e cobblestone. La cobblestone è molto importante, perché avete visto il crafting è un casotto recuperarla. Molto, molto, molto importante. Qui abbiamo un altro pezzo di questo. Ci ho messo 30 anni a fare sta roba, ragazzi. Ma ancora 13. Ne mancano 3. E nel frattempo ho fatto la quest. Bauscino. Bisogna scegliere qua, eh. Yeah! No! Rov ninfia, libro incantato. Bello. Come si crafta questa roba? No, bello, 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 bello. Questa mod è fantastica, ragazzi. Non la conoscevo. Terra. Ui, un vaso da fiori. Lo metto qui di bellezza. Il vaso da fiori lo metto qui. Che bello. Poi, grazie alle lattine, possiamo utilizzarle per prendere del ferro. Tipo R. Vedete, da aprire. No, però se io faccio U invece. Grazie al wire cutter recuperiamo la roba. La roba, il white cutter, due bastoncini e un ferro. Sapete perché lo faccio? Perché l'ho visto, l'ho intravisto in una quest. Per cui bisogna averlo. Bisogna averlo. Ma è questo? Vediamo un po' le quest. Eccolo qua, eccolo qua. Guardate, era lui, era lui. Madonna quanta roba. Tutto da riguardare. Tutto da riguardare. Se volete vedere cosa c'è nei reward di questi aggeggioli, ne vediamo giusto uno. Un po' di roba c'è, della pelle per esempio. Ci vediamo nel prossimo episodio. Mi raccomando, ciao a tutti. Cosa? Quante armature ci sono? Quante spade e quanti picconi? Mio figlio mi stava seguendo.